Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora, stavolta siamo su Creativerse, ragazzi miei, guardate un po' qua con questa visuale, guardate un po' cosa ho fatto. Ho fatto questo lavoretto qui, ragazzi, mi sono fatto un culo, ma un culo di quelli stratosferici. Allora, prima di iniziare qui, vi faccio vedere un'altra cosuccia. Avete intravisto qualcosina? Esattamente, quelle cose lì, quei lampadari lì, sì, è vero, poi vi farò vedere come si craftano. Allora, ok, allora, vediamo un po', anche queste porte vi farò vedere come si craftano. Sono riuscito a sbloccare un po' di cosucciole. Allora, vediamo un po', papete, eccola qua. Qui c'è la nostra mob farm, ragazzi. Io l'ho fatta in questa maniera perché almeno così loro girano come cacchio ci hanno voglia e fanno quello che cacchio ci hanno voglia. Ho il gate, perfetto. Tutto aperto perché almeno loro girano come vogliono e eccetera, eccetera, eccetera. Ok, allora. Ho fatto questo pavimento, ragazzi, non è male, questo pavimento mi piace abbastanza. Queste porte comunque sono porte che adesso poi vi farò vedere come si fanno. Siamo qua, andiamo su. Allora, devo cambiare queste luci perché fanno schifo da vedere, un schifo immenso. Anche quelle scale qui, guardate che belle, ragazzi, con la gnappolina vicino. Allora ragazzi, ho sbloccato un po' di cosucce, guardate qua sopra, 250 miliardi di euro, no, sto scherzando. Allora, queste cose qua si fanno in questa maniera, guardate, ferro, coal e miele. Questi si fanno con il ferro, coal, miele e l'iron rod. Questi con lo slab, iron slab, ok, il coal e il miele. Però ragazzi, vi dico la verità, non fanno un cacchio di luce. Allora, vi faccio vedere cosa ho sbloccato. Allora, le armi sono sempre uguali, queste sono sempre uguali. Ho sbloccato questi qui, ragazzi. Guardate un po'. Silstone, Iron e Globe of Gold, quella roba lì. Questa è la vasca da bagno, avete visto? E ce n'è un fracco di roba, ragazzi, in più. Abbiamo la tastiera del computer, abbiamo il joystick, abbiamo la leva gnappola qua. Ho sbloccato questo beacon, healing beacon, non ho capito che cos'è, comunque è più o meno la stessa roba del beacon. Ho sbloccato la carta da culo, che si fa esattamente con il wood slab. Poi vediamo un attimino, excavator, questo è l'advanced excavator e questo è il super excavator. Ok, qui ci siamo. Altre bombucce non le abbiamo sbloccate, ma qui ragazzi abbiamo sbloccato un bel po' di cose. Ho sbloccato, dove sono? Allora, ho sbloccato le catene medievali, poi ho sbloccato il camino, ho sbloccato questo che è lo schermo da mettere vicino al computer, ho sbloccato il campfire, ho sbloccato, vi faccio vedere. Allora, vediamo un po' qua, eccole qua le porte che vi dicevo, non sono difficili. Stone rod, wood slab, il miele e il legno, qualsiasi, con quello, e poi c'è il tavolo fatto così. C'è questo blocco qua che è più una decorazione.
c'è questo blocco qua, questo blocco qua, questo blocco qua. Poi vediamo un attimino. Ho sbloccato ancora qualcosa? Ho sbloccato ancora qualcosa? Ok, allora, non ho sbloccato altre cose, però, ragazzi, ci sono tantissime altre cose da sbloccare. Allora, prima di tutto dobbiamo andare nel codex. Andiamo su questo e facciamo così. E ci ha dato queste cose qua, ok? Queste praticamente sono delle quest da fare. Quindi adesso torniamo indietro, andiamo qua. E ci dice cosa fare. Abbiamo da fare praticamente, ragazzi, vi faccio vedere intanto il guantino e guardiamo se c'è altro, ma mi sembra proprio di no, quindi c'è solo il guantino. Allora andiamo a fare il guantino che è quello di diamante, che è questo qua. Allora ci serve l'Iron Slab, la Tourmaline e l'Hardened Lava e il ghiaccio. Allora ci serve praticamente tutto. Allora, dobbiamo andare, prima di tutto dobbiamo andare qua, materiali. Allora, dobbiamo vedere dov'è l'Hardened Lava. Hardened Lava, eccolo qua. Questo, poi abbiamo il di qua, crafting, che è questo qua, crafting, quindi slab, iron slab. Ne abbiamo 5, ma magari ci bastano. Non mi ricordo più. Ah, la Tourmaline e il ghiaccio. Allora, la Tourmaline, eccola. Allora, Tourmaline e l'ugiat. Allora, il ghiaccio, qua ci sono i blocchi, ma aspettate un attimo. Vediamo un po'. No, allora di qua. Di qua vediamo un po', eccolo qua, il ghiaccio dobbiamo mettere, allora è questo, esatto, ah, ma boh, di là, e prendiamo il nostro ghiaccio qua, ufale, e ragazzi abbiamo il nostro guantino che non si può fare perché sono pieno come nuovo. Allora, andiamo qua. Allora, incominciamo. Facciamo così. Allora, bedrock, via. Poi, abbiamo la magnetite. Dov'è? Via. Allora, dobbiamo mettere giù questo, lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua e facciamo così e ci facciamo il guantazzo. Perfetto. Andiamo a vedere se ci ha sbloccato ancora qualcosa, ma mi sa proprio di no, ragazzi, per il momento. Quindi andiamo nel codex, facciamo così. E puffate, perfetto. Ok, adesso ragazzi dobbiamo andare un attimo a vedere cosa ci dice di fare. Ecco, ci dice di fare il guantino questo. Intanto andiamo a svuotarci perché se no ragazzi siamo nella M più totale. Perfetto. Adesso vediamo un attimino. Ci serve questo qua. Allora, ci serve il Diamond Slab. Poi ci serve quello e ci serve quel fiore. Allora, dobbiamo andare a vedere crafting negli slab. Quindi noi andiamo a mettere giù questo. Poi andiamo a mettere giù questo. Che a noi non ci serve,
e andiamo a mettere giù questo che non ci serve. Poi andiamo giù e prendiamo questo. Perfetto. Poi andiamo di qua. Ci servono i fiori che sono qua e dobbiamo prendere questo. Ne abbiamo solo 4, ragazzi. Però dovremmo riuscire a farcela e ci manca solo il cristallo. Allora, il cristallo l'ho messo qua nei drop, che è questo qua. Perfetto. Allora, dobbiamo craftare questo. Perfetto. E noi l'abbiamo fatto. Adesso, cosa è successo? No, perché mi dice ancora di fare qualcosa. Quindi andiamo a vedere cosa mi dice di fare, perché quando non fa niente di particolare è perché devo craftare ancora qualcosa e devo andare a vedere e cercare che cosa devo craftare. No, perché ancora non mi fa. Allora, c'è qualcosa che non quadra. Perché non mi fa la quest? Allora, ah, minchia, signor tenente, devo estrarre 10 di lumite. Allora, questo, ecco. E questo cos'è? Devo fare un po' di cosuccia. Allora, non ho capito cosa. Allora, dovrei andare a raccogliere la lumite. Io questo l'ho fatto. Quindi andiamo a vedere un attimo questo. Completo blueprint. Non ho capito cosa vuol dire. Questo? Ah, questo devo andare a prendere la lumite. È un bel casino prendere la lumite, però. Perché andare a prendere 10 di lumite. Questo invece è. Complete blueprint, ma
gestal né sword, blueprint non lo completerò mai. Quindi codex, vediamo un attimino. Mamma mia ragazzi, qua ho fatto un fracco di queste, come potete vedere, tutte cose però comunque così, sono abbastanza noiosette come cose, eh. Quindi allora andiamo a vedere una, no, guarda, andiamo a vedere, come potete vedere siamo ben lontani comunque da fare alcune cosucce. Allora, l'unica sarebbe andare a raccogliere la lumite, che si potrebbe fare, ad esempio anche andare a raccogliere il grano, che possiamo andarci subito. Così poi ragazzi io mi farò off camera anche l'orto. No, l'orto deve essere di qua. L'arto. Esatto. Perché io l'altra. Eccolo qua che mi dimenticavo sempre delle scalate. Figurati se non era notte. Ragazzi, è sempre notte. Sempre. Mai una volta che riusciamo a fare quello che dobbiamo fare e non sia notte. Ma no, così, porca di quella miseria schifosa. Oh, ma perché deve far così? Niente, devo fare come... Oh, mamma mia, che due maroni. Quando è così, che due maroni. Dai, zero, porca di quella miseria. Va bene. L'orticello è quasi pronto, eh. Abbiamo solo poi da mettergli l'acqua e poi siamo a posto, tranquillamente. Non la metto adesso perché l'acqua non ce l'ho. E qui io direi di mettere giù poi le piante. Questo è un pezzettino di orto che poi metterò, vangherò e metterò poi le patate e le patate. Le barbabietole, le rape, voglio dire, neanche le barbabietole, scusate ragazzi, c'è un call con farming, quindi nada, vedremo poi cosa fare. Allora andiamo adesso verso casa, così qua come potete vedere ci sono questi che girano, ma questo non è nostro, ce ne sono alcuni che girano ma non sono i nostri, sono così, va bene così, ok, perfetto.
Allora, andiamo un attimo a vedere la nostra quest per vedere, ad esempio, Collet Grass in the Grassland. No, non è questa. Questo cos'è? Collet Corruption Dust. Extract lumite, snappola vivente. Però per andare a prendere la lumite, ragazzi, bisogna l'andrò a prendere io, perché è un po' problematico, perché 10 di lumite non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Il problema è che devo vuotare tutto, perché ad esempio, dobbiamo. Allora, limestone, ma dai, però, no, non è la limestone, quindi, no, sarcofago, no, aspetta, ho sbagliato qualcosa, è qua la sarcofago, mannaggia la miseria, mannaggia, la terra non mi serve perché ne ho uno sproposito. La dirt non mi serve perché ne ho uno sproposito. Allora, adesso andiamo un attimo in drop, vado a posare tutto, ragazzi, e interrompiamo un attimo qua il video nei drop, ho detto nei drop, esatto, nei drop. Quindi, Skiffidors, qua, posiamo questo, misto cristalli. Qua posiamo questo, poi misto cristalli qua posiamo questo, poi code mettiamo qua, perfetto, altri cristalli mettiamo questi, sono le Arkstone, molto bene, poi pelle, abbiamo da posare questa pelle qui. Abbiamo da posare anche questa, perfetto. Molto bene, ragazzi. Adesso ci giriamo qua. Perle, no, perfetto. Andiamo a posare queste perle qui. Poi ossa. Allora, ossa, andiamo a posare quest'osso. Andiamo a posare quest'unghia, perfetto. Ok. Ci siamo, molto bene. Dobbiamo andare. Ma perché mi deve fare sto lavoro? Ma perché? Cioè, io non l'ho capita sta cosa. Allora, mobili, ferro, dobbiamo posare. Dove sono? Eccole qua. Mamma mia, 114. Queste ragazze le potremmo utilizzare anche come torce, volendo. Ok, quindi io direi di fare così con questo e queste le mettiamo qua, perfetto. Poi abbiamo da posare le armature, che però le armature, ragazzi, sono di qua. Le armature sono di qua, non le armature, perché quelle le voglio portare. Abbiamo da posare, cosa abbiamo da posare? Allora, intanto dobbiamo andare a posare i materiali. Crafting abbiamo da posare gli slab, lo slab diamante, il wood slab, perfetto. Abbiamo da posare il rod, che è questo, poi l'ossidiana rod, così, e abbiamo da posare lo stone rod. Ok, allora ragazzi, facciamo una cosa. Io adesso mi svuoto per bene, per il momento ci salutiamo qua.
Come sempre ragazzi, io adesso vi ho fatto vedere un attimino cosa avevo scoperto. Praticamente io facendo queste quest qui, queste quali quest, abbiamo praticamente guadagnato questi soldini che andando nello store, volendo, si potrebbe comprare della roba. Allora, diciamo che la cosa che mi freme molto, ma molto di più da prendere sono le ali, che siano queste, che siano queste o che siano queste. Sono ali che a me servirebbero da utilizzare, da craftare. Mi servirebbero perché ne ho bisogno per volare e per più che altro per quando sono sull'alto, che è molto più facile fare lunghe distanze. Poi volevo vedere di prendere una di queste belle armature. Questa roba qua era tutta in regalo, quindi sono riuscito a beccarla. Queste armature, tipo questa o questa, sono armature bellissime, anche compreso questa qui, che però richiedono 450 di soldi. E c'è questo guantino qua che non ho capito com'è. Però ragazzi, c'è un'altra cosa che io volevo prendere. E che è questo? No, items, no, no, questo. Vi faccio vedere, a parte le solite cosucce, c'è questa armatura che è stupenda, mi piace veramente tanto. Ci sono queste armi da sbloccare che volendo le potremmo già prendere, volendo. Però c'è anche questo, ragazzi, questo qua, solo che sono 400. Sono 400 monete praticamente. Non sarebbe male questa cosa, però vedete, questo cappellino ne ho due. Sono dei drop che mi sono usciti. Ecco, una cosa che mi interesserebbe è una di queste tre armature, che non sarebbero male da utilizzare. Sono veramente belle, ragazzi, a me piacciono un casino. Però ci vanno i soldini, il problema è quello. Anche per le armi, per dire, ci sono anche questo, quei martelli che serviranno, credo, per scavare o cose del genere. Sono tutte cose particolari. Bene, allora ragazzi, io vi saluto qua, come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio da Vivo Libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.